Buongiorno signore, io sono Buonasera Marittimo, le voglio chiedere un favore per qualche soldo. Tu vieni da me a disturbarmi, a chiedermi un favore in cambio di soldi. Che modi sono? Ma mi scusi Dio papà, è che mia sorella è stata rapita e non riesco più a trovarla, i poliziotti non mi vogliono aiutare. Ok signore, come si chiamava? Marittimo, buonasera, buongiorno, sì, non mi ricordo. Buonasera Marittimo, signore. Ok, dopo che l'avremo trovata, lei ci deve dare 2000 euro. Grazie mille, Dio papà. Yeah! Allora, ciao! Ehi, Dio papà, qual è il tuo piano? Il mio piano? Ok, ho un'idea fantastica. Prendiamo dei poster, li attacchiamo sugli alberi, sui pali e così, con la foto di tua sorella, era giusto? Sì. Hai una foto di tua sorella? Sì, dovrei averla. Ok, la troviamo, la attacchiamo dappertutto. E quando qualcuno la troverà, metteremo anche il nostro numero, il mio numero o il tuo, scegli te. Usiamo il mio numero, il tuo numero. Visto che è mia sorella. Ok, perfetto, chiameranno te e quando ti chiamano tu parli con loro e subito dopo aver parlato con quella persona chiami me. Così ci organizziamo noi per incontrarci con lei, ok? Sai, il mio italiano è un po' così perché da piccolo è successa una cosa, ok? Sì. Nessuno mantiene sto posto. Sono sempre io che devo pulire. Non è normale questo. Nessuno pulisce. Nessuno rispetto. Guarda, ci sono anche le luci qua. Le luci. Spero sì. Che la trovi qualcuno. Capisco. Andiamo, la attacchiamo lì. Bene. Guarda, adesso te lo do. Metti qua per favore. E comunque non ti sento. Metti qua, oh. Metti ah, qua. Ah, sì, scusa. Dai su, muoviti! E qua? No, non mettiamo qua. No, no, lì meglio di no. Mettiamo, andiamo via. Sì. Ok. Ok, questo mettiamo l'ultimo, tanto per le basi. Hai fatto per la gente. Forse ne mettiamo un po' altri. No, no, questo è il... Ok, metti qua, per favore. Che bello andare in giro con una persona che non conosco a mettere in giro queste cose. Sai. Ma abbiamo già ucciso questa bambina. Loro hanno attaccato il fuoco. Chi siete voi? Avete rapito la bambina? No. Che sai? Ah, mamma mia. Abbiamo passato questa settimana con il capo, non so perché. Non ho fatto niente. Siediti. 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 Dov'è la bambina? Non lo so, lei non ha fatto niente.
Non fare così. Non fare così. Non fare così, ti ho detto. Ok, allora. Basta. Tu hai rapito la figlia del mio amico che si trova lì dietro. Perché? Perché l'hai rapita? E dimmi la verità, dov'è? Io ti dico la verità, io ho ammazzato lei. Non è vero! Vedi? È anche vero. Lui dice che non è vero. È vero. Tu e il tuo amico state cercando di andare contro del mio amico e rapirla. Perché la volete rapire? O se l'hai ammazzata, perché l'hai ammazzata? Dimmi perché. Ho dovuto. Perché hai dovuto? È così. Questa persona non mi piace. Va bene. Spaccherò uno di voi due. La testa sarà proprio... così. Come un melone fritto, rotto, spaccato, caduto dal centesimo piano. Tu non puoi fare così. Perché? E dov'è? Dove si trova la bambina? Lui non sa proprio niente. Allora, cosa facciamo adesso? Ah sì, dobbiamo andare dal vecchio, magari lui ci dà qualche informazione. Oppure... cosa stai cercando di fare? Guarda la tua faccia. Non ho fatto niente. Dong, diggity dong, guarda chi è più forte. No. Giù. Prima che ti ammazzo mi devi dire dove si trova. Ma non lo sapevo che... E tua sorella o tua figlia, che non mi ricordo? La mia sorella. Come si chiama? Si chiama Melissa Marino. Dov'è? Non lo so. È vero quello che dicono, che l'hai uccisa? Ma non lo sapevo. Parla più forte, non ti sento. Non lo sapevo. Cosa non sapevi? È morta o è rapita da loro? Era stata rapita. Dov'è? Non lo so. È morta, giusto? Non lo so. Tu mi hai fatto uccidere una persona soltanto perché mi hai detto una bugia per vivere, non per essere depresso. Dov'è il vecchio adesso?